un bel ruolo, però credo che sia interessante anche poi ascoltare tutti coloro che abbiamo invitato e che penso, insomma, portino un bel contributo all'iniziativa. Passo ora la parola a Alessandro Rinaldi, che più volte, come ho detto prima, è stato citato con questo report che è stato fatto appunto nel 2014. Sì, grazie, grazie a tutti, buonasera. Sì, infatti Fabio lo diceva, io ho ritenuto un po' di provare a fare qualche slide, non sono tante, però era proprio per testimoniarvi di quell'esperienza e di qualche ragionamento che si può fare su quell'esperienza, che credo che potesse essere interessante anche da lasciarvi. E con Fabio, con Fondazione Simbola, sono tante le cose che facciamo insieme, ci incrociamo in tanti casi, tra questi c'è non solo questo lavoro, ma mi rimaneva in mente, c'è un bellissimo lavoro quello sull'Appennino che... In particolare io curato, una parte di l'economia e ripresi questo passaggio di Benedetto Croce, il suo ritorno a Pescasseroli, in cui parlava della valorizzazione turistica di quest'area, no? Lui diceva che potrebbe essere una Svizzera, un futuro, no? Proprio nel senso delle potenzialità di valorizzazione. Il lavoro, allora, sembra che ci siamo messi d'accordo, in parte sì, in parte è perché forse convergiamo. Questi dati che vi porto sono di ISNAD e sono sul fatto che nel 2022 il turismo per motivi legati alla natura ha superato tutte le altre forme, no? Quindi è la prima motivazione di turismo. Quindi sul fatto che, come ci diceva Fabio del resto, no? Il turismo outdoor, adesso forse non si vede qua perché le cifre stanno anche sotto, scusate, ma magari tanto le lascio. Si vede anche che tipo di turismo outdoor, di che cosa parliamo, ma è diventata la prima motivazione ed è il 18,1% degli italiani, proprio dietro di me, 22,4% degli stranieri. Quindi intanto è vero e sappiamo che sicuramente da questo punto di vista e anche la pandemia, questo ce lo dicevano, questa è la presentazione quando è stata fatta da parte di Instant, ovviamente il ritorno al turismo all'aperto è stata ha dato una forte spinta da questo punto di vista. Ok, ecco qui il prodotto evocato, no? Cioè quello che è stato detto, l'Atlante, o meglio il rapporto sull'economia reale, come diceva giustamente Fabio, nei parchi nazionali, le aree prodotte in cifre e quello che si chiamava l'Atlante. Lo chiamo così perché in realtà si trattò di un lavoro che aveva più fu multiprodotto, diciamo così. Noi facemmo un rapporto. Facciamo tante attività in realtà, ricordo in Abruzzo più di un'occasione, ma insomma, Noi abbiamo veramente presentato anche qui. sì, tanti momenti, no? Ricordo anche a Penne c'era la neve, presentavamo prima, ma insomma, tanti momenti. Facciamo quello che chiamiamo un booklet, questa fu una cosa molto, insomma, l'attenzione di Simbolo un po' alla grafica, facciamo un prodotto che aveva anche un suo appeal, nel senso che erano le cifre essenziali, tra l'altro in italiano e in inglese, sulle aree protette in cifre. Devo dire che il lavoro era a parchi nazionali, ma anche regionali, aree protette, Natura 2000, quindi facevano un argomento esteso. E poi c'era quello che chiamavano Atlante, che di fatto era quello che oggi chiamiamo una dashboard, no? Sappiamo oggi tutti che cos'è magari una dashboard, cioè lo strumento online dove questi dati furono messi, un repository dove ognuno poteva scaricarsi, diciamo, queste valutazioni. E tra i temi, i prodotti li ho detti, certamente questo lavoro si caratterizzava un po' per questa storia dell'effetto parco di cui parlava Fabio, no? Lo sforzo che provavamo a fare era capire in fondo se, di sforzarci a capire cosa potesse comportare, e devo dire che collegato a questo, cosa potesse comportare per un'attività economica essere dentro un parco o nelle prossimità del parco, perché tornerò su questo tema dell'importanza del parco nella sua capacità di avere un effetto che non è limitato al territorio, ai confini del parco stesso, perché poi come vedremo questo sarebbe fortemente limitativo, ma in realtà noi rilevavamo appunto questo effetto parco, no? Cioè questa capacità del parco di attivare economia. Questo perché anche sono qui, sono il direttore degli studi di Italia Carne, ma sono qua come Union Camere. Union Camere promosse questo lavoro, Union Camere ha un'attenzione, come tutta la rete delle Camere di Commercio, alle imprese e all'economia, facendo un importante lavoro anche di collocazione, di conta di quelle che erano le attività economiche, diciamo, in queste aree. Vi ho solo voluto ridire alcune scelte, no, e alcuni dati che abbiamo fatto. Intanto noi lavoravamo sulle aree, cioè sui comuni che insistono, no? Cioè,
le perimetrazioni dei parchi, i comuni che toccano il perimetro del parco e raccogliere quindi queste attività. Se non ricordo male, noi parlavamo anche di un effetto alone, cioè di una capacità del parco quindi di, no, di spandere fuori, no? Ci dicevamo, ma insomma, tante attività, pensate alle attività manifatturiere, no? Un amaro, ci dicevamo, il braulio non si può produrre nel territorio del parco e con i prodotti del parco, ma la fabbrica che lo fa deve stare vicino, diciamo, ma magari fuori, non lontano, ma sempre attività economiche del parco. I numeri erano di 700.000 abitanti, non so se è stato detto. Circa 70.000 imprese, sulle imprese ci tornerò, qui parliamo dei parchi nazionali, e un ruolo molto rilevante dell'agricoltura, evidentemente, no? Più del 50% della superficie dei parchi dedicato ai agricoli, erano i dati di allora. Primo parco per questo, il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, con addirittura un 81%, quindi oltre l'80%, quindi, e tante produzioni tipiche, no? Ci ricordava anche Fabio da questo punto di vista l'importanza di questo. I settori, dicevo, questo in grande sintesi, tanto il rapporto credo che sia comunque digitalmente, si possa comunque ritrovare ancora in rete, ovviamente copia cartacea è un po' più difficile, le attività, c'è il, diciamo, il rapporto in digitale, l'agricoltura, no? Qui vediamo la punta delle imprese all'interno del mondo, qui parliamo di parchi nazionali, 21% di agricoltura, cioè più agricoltura che nel resto del paese, più attività turistiche, diciamo anche le attività turistiche sono particolarmente presenti, cioè sono un'attività di grande importanza, e anche la ristorazione, quindi diciamo il tema, no, è solo per fare confronti, per esempio a livello nazionale escono le costruzioni, per esempio come terzo settore rilevante. Altri settori però emergono anche sempre nei parchi, i prodotti agroalimentari, la produzione del legno e comunque le attività del commercio. Questa è una prima cosa che vi volevo portare, noi non potevamo aggiornare, è difficile fare questo lavoro, è complesso, ed è complesso anche perché considerate che sono cambiate delle cose, in particolare ci siamo andati a riverificare che c'è stato anche qualche comune con cambiamenti che dal punto di vista poi di ricostruire le statistiche ci avrebbe dato problemi. Non il Parco Nazionale del Lazio Abruzzo Molise, solo su questo siamo andati solo a fare questo aggiornamento, no? Per dirvi, ma prendiamo, siamo qui, c'è il presidente, per me il rettore Cannata, per i rapporti che abbiamo in altre situazioni, e possiamo confermare, ce lo diceva Fabio, ma i dati ci dicono di uno spopolamento, meno 10% di popolazione rispetto al rapporto del 2014, cioè oggi verso allora. Quindi il dato che indubbiamente viene fuori è questo, dal punto di vista demografico. Noi curammo abbastanza poi questi aspetti, vedete c'è l'indice di vecchiaia, c'è un discorso, no, legato alla presenza di anziani. Noi rilevavamo giovani e donne come risorse dei parchi. Devo dire che se le imprese, e vedete qui, vabbè, ci sono anche queste distinzioni forse non così chiare, che sono i comuni del parco presi nella loro interezza e quelli che invece noi prendemmo, che erano quelli con almeno, cioè doveva superare il 45% di superficie di copertura del territorio, è una cosa un po' più tecnica, ma insomma sono i due dati in parallelo. Le imprese tiene abbastanza, ecco, sul dato delle imprese non si vede questa riduzione, no? Se allarghiamo il perimetro siamo in una sostanziale, diciamo, stabilità, almeno 0,6, se siamo in quello che chiamavamo allora il territorio del parco, addirittura le imprese sono aumentate, quindi abbiamo più 7%, non la popolazione, e segnalo che invece come non positivo il dato, noi monitoriamo come sistema camerale l'imprenditoria giovanile, straniera, artigiana, femminile, dicevamo dei giovani, c'è una riduzione forte di imprenditoria giovanile, quindi questo è un altro segnale, perché era uno degli elementi che noi invece portammo come importante. Vengo a concludere con qualche altra considerazione invece su cosa si potrebbe fare se volessimo aggiornare questo lavoro e che cosa oggi potremmo avere. Allora, noi avremmo più dati, avremmo molte più informazioni e dati più precisi, perché oggi possiamo perimetrare e geocodificare le informazioni. Quello che vedete qui è la mappa del parco come lo avevamo interpretato, no? Con i comuni toccati, la superficie del 45%, ma più interessante credo che sia ragionare in questo modo qui, cioè questo è un perimetro del parco che abbiamo ricostruito, diciamo, bisogna anche vedere perché sui confini digitali non siamo così avanti, non è che abbiamo mappe digitali di tutto
l'abbiamo fatta appositamente per questo incontro, i comuni che insistono sull'area e i comuni che chiamiamo corona, cioè i primi comuni che sono intorno. Questo perché mantenere questa logica nel leggere le informazioni probabilmente ci servirà o ci serve per capire qual è la vera economia del parco. E su questo qualche effetto speciale poi ce l'ho proprio in conclusione. Si potranno quindi affinare le analisi, no? Noi potremmo arrivare a una migliore determinazione dei fenomeni. Pensiamo anche ad altri tipi di dati, dati satellitari, cioè c'è la possibilità di poter lavorare su una serie di cose. E gli strumenti GIS, cioè la parte cartografica, ci può restituire di più, per esempio anche sui fenomeni gravitazionali, che chiamiamo gravitazionali, cioè i punti di interesse del parco, ci sono i punti rispetto ai quali noi possiamo valutare come la popolazione che arriva intorno al parco si può distribuire. Questi sono quelli che l'ho chiamati forse un po' troppo, con troppa enfasi, effetti speciali, ma questa è la geolocalizzazione delle imprese, delle unità locali, delle imprese all'interno di quest'area fatta dal parco, dai comuni, cioè dai comuni che si sono sul parco e comuni corona. Era per dirvi, si può fare, cioè nel senso, no, senza richiamare Frank Stay Union nella battuta del film, ma insomma credo che sia evidente. E la considerazione che vi faccio, che è interessante, è vedere come le attività economiche, questo è San Donato Val di Comino, ci siamo andati a vedere un po' anche, no, le aree, cioè di come rispetto al rispetto della possibilità di fare impresa dentro il parco, alcune attività sono a ridosso, si vanno a collocare esattamente tagliando dei comuni a metà, cioè abbiamo proprio, no, si vede visivamente, molto interessante questa cosa, e anche per far capire quali sono le, magari le direttrici dove c'è imprenditoria e che tipo di imprenditoria c'è, noi potremmo colorare questi punti anche in funzione del tipo di impresa che ci interessa. E vado a concludere con un'ultima rappresentazione ancora, forse più, come dire, stimolante. Si parlava prima di Santo Stefano in Sessanio, io ricordo che lì c'è un diciamo, alberghi diffusi, cioè c'è un'attenzione, no? Un recupero degli spazi. Beh, questo è quello quando si parla spesso di big data, di nuovi dati, no? Quelli che avete visto prima lo sono fino a un certo punto, sono archivi Istat che noi geolocalizziamo. Qui abbiamo affiancato le unità locali della quella che si chiama la Teco 55, cioè diciamo alberghi, campeggi, esercizi di questo tipo, della statistica ufficiale, con i dati di Airbnb, cioè i dati dei bed and breakfast nella stessa zona. Questo per dire cosa? Uno, di come nella distribuzione territoriale ci sono delle coincidenze, ma ci sono ovviamente aree magari che sono coperte, qui è tutto, c'è tanto lavoro da fare, qui parliamo solo di presenza, alcuni di questi potrebbero essere non attivi, non fare mercato, bisogna capire che cosa c'è. C'è tanto, tra l'altro sono anche dati, insomma, sui quali bisogna lavorare, non sono dati che nascono come dati statistici, però cominciare a guardarli credo che sia doveroso per capire che, e quelli sono i numeri, noi ne troviamo, se prendiamo tutta l'area, diciamo, anche con i comuni corone, il rapporto è 2400 strutture o comunque case o comunque quello che sia rispetto alle 150, che se anche le moltiplichiamo, e lo dobbiamo fare per una dimensione di posti letto che un albergo ha, anche nel senso che un albergo non vale un B&B, abbiamo visto che la provincia di L'Aquila ce n'ha 20 di posti letto, siamo a un rapporto che perlomeno, diciamo, può essere 50-50. Quindi abbiamo anche che, se andiamo a ragionare il turismo, abbiamo detto che è un fenomeno particolarmente rilevante, possiamo vedere che lo possiamo osservare, possiamo indagare chiaramente qui, e lo dico anche appunto al presidente nonché al rettore, qui sono interessanti spunti di ricerca, e gli dico anche che su questo abbiamo già lavorato, noi abbiamo un dottorando dell'università, la quale diciamo, in realtà insegno anch'io dell'Università del Mercator, un dottorando che sta facendo un lavoro, è iniziato e non a caso già gli abbiamo fatto fare un lavoro che coincideva poi con questa occasione. Spero che queste prime valutazioni possano essere interessanti, considerate che appunto vi dicevo sia del rapporto che c'è tra questi mondi, sia tra l'espansione passando dal nucleo del parco all'esterno, sono ragionamenti, insomma qualche variazione percentuale c'è per fare delle ulteriori considerazioni. Grazie. Grazie, e credo appunto che questi dati, questa illustrazione che è stata fatta, questa introduzione sia stata molto molto interessante. Abbiamo parlato di pianificazione, no? Penso che alla base di una pianificazione devono esserci dati, si deve partire da quella che è l'analisi, no, del contesto, e penso che soprattutto in questa fase dove si apre la nuova programmazione, dove siamo chiamati a definire anche lo sviluppo dei territori, avere questi elementi diventi fondamentale anche proprio per andare a fare le proprie
scelte e andare a indirizzare le proprie politiche. A questo punto io inviterei, farei un cambio quindi, e inviterei i primi quattro protagonisti di questo tavolo e chiamerei Benedetto, Monetti, Bartolini e Schiazza. Vi chiamo quattro alla volta così potete accomodarvi.